e passiamo alla procedura di prova. Qui vedete lo schema della macchina Sharpie, che consente appunto di fare le prove di resilienza. L'oggetto è sostanzialmente questo pallino che vedete, sono delle barottini di un centimetro quadrato di base, la sezione quadrata, con degli intagli a U oppure a V. Quindi parleremo spesso, anzi si parlerà sostanzialmente, di KCU o KKCU oppure KCV, a seconda che sia resilienza Sharpie V oppure resilienza Sharpie U, a seconda quindi dell'intaglio. Già avete capito che questa, il KCU, è meno critica rispetto al KCV. Tutte le volte che vedete qualcosa di aguzzo, voi come ingegneri meccanici dovete avere preoccupazione. È una prova più critica, quella KCV, rispetto a quella eseguita con un provino a intaglio ad U. Sostanzialmente è molto semplice, si prende il pendolo, che è un martello, la mazza con un martello in fondo, vedete qui lo schema, lo si solleva a una certa altezza, lo si lascia andare, colpisce il provino e risalirà dall'altro lato rompendo il provino. Non proprio sempre rompendo il provino, a volte si piega solo in due e schizza via, e qui può anche non rompersi completamente. Qui vediamo uno schema del colpo sul provino, ecco, arriva la mazza, colpisce il provino, ecco qua, e vedete qua il provino viene spezzato in due. Qui possiamo vedere altre prove. Allora il pendolo viene alzato dal nostro omino e semplicemente colpisce, una prova molto rapida, anzi poi si perde anche un po' di tempo nella ricerca dei pezzi se la macchina non è ingabbiata come la normativa. Per le prove in bassa temperatura ci sono dei recipienti contenenti azoto liquido, CO2 liquida, solida, che permettono di mantenere il pezzo a una certa temperatura. Rapidamente si porta il pezzo fra i due punti di afferraggio, vedete qui, e dopodiché si va a fare la prova che appunto avete visto in questo momento. Una prova con elevata resilienza, vedete in basso a sinistra, avete visto? La risalita è piuttosto bassa. Una prova con bassa resilienza prevede un colpo che assorbe poca energia e la risalita è molto alta. Ve le faccio rivedere. Prova sulla vostra sinistra è una prova ad elevata resilienza, cioè quindi la energia assorbita è piuttosto elevata. Prova a bassa resilienza è quella lì a destra, la risalita è molto alta, cioè l'energia assorbita è piuttosto bassa. Notate qualche dettaglio costruttivo, questi ovviamente sono dei pendoli piuttosto arcaici, adesso non esistono i numeri digitali, ma sostanzialmente quello che è importante notare è che questo pendolo praticamente muove una lancetta, sostanzialmente una freccia. In realtà prima di fare questa prova bisognerebbe farne una senza provino per vedere l'altezza di risalita senza provino, in modo da poter scremare anche gli attriti, perché gli attriti ci sono in questo giochino, che in questo pendolo, e gli attriti vanno assolutamente scremati, però insomma sono un dettaglio abbastanza ridotto. Vediamo che se eseguiamo tante prove di resilienza a varie temperature, l'evoluzione della resilienza KCV, per esempio in questo caso, in funzione della temperatura di prova, notate la temperatura di prova, può essere di vari tipi. Un tipo abbastanza frequente è quello che vedete qua, notate, praticamente per valori bassi di temperatura, valori bassi di resilienza, per valori alti di temperatura, alti intendo sopra temperatura ambiente, quindi non particolarmente 0, 40, 50, 60 gradi, resilienza piuttosto alta, una zona di transizione più o meno ampia. Se grafichiamo insieme, se poniamo nello stesso grafico, oltre alla grandezza KCU, KCV, che abbiamo utilizzato per misurare, anche la cristallinità della nostra superficie di frattura, cioè il pezzo rotto, lo guardiamo e vediamo quanto la superficie è sfaccettata, cioè fragile, oppure quanto è duttile, cioè setosa, sostanzialmente a livello macroscopico lo vedete come fosse seta, possiamo misurare la cristallinità appunto della superficie e vediamo che a una rottura molto fragile, cioè con bassa resilienza, corrisponde una cristallinità della superficie, guardate qui all'inverso, lo 0 è qui e il 100% è qui, piuttosto alta, il 100%, cioè il pezzo macroscopicamente viene sfaccettato. Se ricordo bene, qui vediamo un po' di esempi. Per esempio qua abbiamo acciaio a basso livello di carbonio, notate la grande differenza tra questo provino, anzi questo provino rotto, qui abbiamo due pezzi, e questo, notate,
Qui se voleste ricomporre le superfici di frattura riuscireste praticamente a farlo, perché la rottura è avvenuta a bassa temperatura, a bassa resilienza, quindi a elevata fragilità. Ragazzi, parlate con me, non fra voi, che sto qua apposta, più o meno. Questo qua a elevata tenacità, è un concetto diverso del più avanti, a elevata resilienza, otteniamo una macro, un componente macroscopico con elevata duttilità, deformazione plastica evidente, non possiamo ricomporre le nostre due facce. Se andiamo a osservare al microscopio elettronica a scansione le superfici di frattura, cominciamo a osservare, nel caso di elevata duttilità, una microduttilità molto spinta, con crateri, con deformazione plastica molto spinta. Notate qua i marker, qui sono 10 micron, questa distanza qui, questo è il marker, questo vuol dire che da qui a qui sono 10 millesimi di millimetro. In quest'altro caso notiamo qua, per esempio, qui, delle sfaccettature fragili, quelle che vi dicevo appunto essere clivaggio, cioè rotture con una deformazione plastica estremamente ridotta, nulla praticamente, e quindi una morfologia di rottura decisamente fragile. Qui vediamo qualcosa di un po' diverso. Esistono, per fortuna, delle leghe metalliche, degli acciai ad esempio, che questa temperatura di transizione non ce l'hanno, perché capite bene, la temperatura di transizione è una cosa negativa in un metallo, perché vuol dire che innanzitutto io ho una situazione di temperatura al di sotto della quale non riesco a avere un assorbimento di energia, di deformazione, quindi ho rotture improvvise. Poi, attenzione, voi potreste dire, sì vabbè, ce l'ho questo fenomeno, ma riesco a caratterizzarlo benissimo e quindi alla fine io so che quel metallo sopra i 20 gradi va e quindi tutto va bene. Purtroppo non è così, perché come vedremo in parte oggi, in parte in qualche lezione successiva, purtroppo la prova di resilienza ha un problema fondamentale. Anzi, vediamolo subito in modo un po' più dettagliato. Qual è questo problema fondamentale? Questo. Noi prima abbiamo definito un provino di sezione quadrata, un centimetro per un centimetro, la lunghezza qua è 10 cm, in mezzo c'è un intaglio con una certa profondità a U o a V. Se io cambiassi la geometria del provino, cambierebbe il risultato numerico? E peggio ancora, cambierebbe la temperatura di transizione? Purtroppo la risposta è sì. Per cui questo, capite bene, che una prova di resilienza, secondo normativa, ci dà uno splendido strumento per confrontare fra di loro acciai differenti, ma non ci consente di avere numeri progettuali. Mi spiego ancora diversamente. L'R con M che noi abbiamo a prova di trazione è un numeretto che per un'asta sollecitata a trazione è progettuale, cioè io voglio resistere, voglio far sì che questo piede resista a trazione, io so che è sollecitato solamente in modo unidirezionale, io so che può resistere fino a 200 kg, esempio, d'accordo? Se io già comincio a piegarlo così, spero di non romperlo, in realtà già lo sto succedendo in modo diverso. Ecco, in questo caso, però diciamo che l'R con M svolge un ruolo di numero progettuale, numero che io posso utilizzare in una qualche formula costitutiva e mi riesce a dare il comportamento di quell'oggetto sollecitato in quel modo particolare. In questo caso, purtroppo, proprio per una serie di peculiarità della prova, che è una prova, come vedete, abbastanza frequente e facile da fare, quindi molto pratica, ma purtroppo non mi dà numeri progettuali, guardate bene, né per la transizione, né per il valore di massima tenacità resilienza o minima resilienza, cioè mi dà uno strumento con cui confrontare fra di loro metalli differenti, ma non mi dà un numero da poter mettere in qualche formula e poter dire, bene, quel pistone lo faccio di 3 cm, lo faccio di 4, lo faccio di 2, non mi dà questa possibilità. Tornando qui, per fortuna esistono alcune leghe, non tante, ma comunque alcune, ferrose, non ferrose, in questo caso è un acciaio ossidabile austenitico, quindi è un acciaio ferroso, è una lega base ferrosa, che non hanno la transizione, cioè sono leghe che non presentano transizione duttile fragile, sono sempre duttili, quindi ha sempre una resilienza molto alta. E vedete qua la differenza tra una prova fatta a meno 200 gradi, come vedete qui, e una prova fatta a 100 gradi. Sostanzialmente la deformazione è comparabile. A livello microscopico, notate qua, questi si chiamano dimple, sono microcrateri. Quando parlo di micro, insisto, qui il marker è sempre 10 micron, per cui questo cratere è di 5 millesimi di millimetro, quindi è una microduttilità molto spinta che fa da pandan alla macroduttilità molto evidente, macroscopica, cioè voi fisicamente vedete due spezzoni deformati plasticamente in maniera da che non sia ricomponibile il provino come se fosse integro, d'accordo?
quindi in qualche modo per gli accennosi di abbiostenici e in generale per tutte quelle leghe che presentano un reticolo cristallino a pubblico facce centrate, non si ha la transizione duttile fragile per una serie di caratteristiche peculiari di questo reticolo cristallino. Purtroppo la resilienza, che vi ripeto essere una proprietà sicuramente importante ma di difficile misurazione, tant'è che poi grazie a Dio ci è arrivata in aiuto la cosiddetta meccanica della frattura, che ci ha consentito di utilizzare parametri decisamente differenti basati su analisi più dettagliate della ridistribuzione degli sforzi e quindi in grado anche di poterci dare poi dei numeri progettuali, dei numeri critici progettuali. Vediamo che però questa resilienza, che vi ripeto essere importante anzitutto per poter confrontare fra loro acciai differenti, può diminuire nel caso di progettazione errata che può venire fuori da un'errata prenotazione delle reali sollecitazioni, dalla presenza di eccessive concentrazioni di sforzi, presenza di intagli, di discontinuità molto forti, improvvise variazioni di sezione. Può essere la progettazione errata nella scelta errata del materiale, un materiale che ha una temperatura di transizione troppo elevata, la presenza di saldature troppo numerose, oppure messi in posizioni sbagliate. Se io ho un punto di elevata concentrazione degli sforzi e ci metto proprio lì una bella saldatura, è chiaro che ho toppato qualche cosa, perché il mio sistema lì, dove è più debole, lo vado a indebolire ulteriormente, lo carico maggiormente proprio lì. È una progettazione errata. Un'eccessiva rigidezza del sistema, oppure un processo di fabbricazione sbagliato. Per esempio, la presenza eccessiva di ossigeno all'interno del materiale, che conseguentemente comporta la presenza di notevoli quantità di inclusioni non metalliche, ossidi sostanzialmente. Oppure la presenza o in sede di fabbricazione o in sede di posa in opera, l'introduzione di idrogeno all'interno del metallo può comportare un abbassamento molto forte di resilienza e un comportamento fragile di un materiale che magari a priori rispetterebbe perfettamente tutte le indicazioni date, ma che posto in opera in quelle condizioni si comporta in modo fragile. Ancora, la resilienza può diminuire nel caso in cui ho sottoposto il mio materiale a lavorazione a caldo. Cerchiamo di definire bene cos'è questa lavorazione a caldo. Per voi, un lavorare un metallo a 300 gradi è una lavorazione a caldo? In base a cosa dite, no? Dipende sempre dal materiale, dalla temperatura di? No, però ci avete provato, non avete dato una risposta più banale. Allora, in realtà, in qualsiasi lega metallica, ferrosa o non ferrosa, si definisce una lavorazione a caldo o a freddo a seconda della sua temperatura di ricristallizzazione. Vi ricordate il processo di ricristallizzazione? È quel processo per la quale avevamo una rigenerazione a grana cristallina a seguito di un riscaldamento, d'accordo? Grana cristallina che poteva essere, l'abbiamo visto proprio durante i nostri lucidi animati, abbiamo visto delle animazioni reali, fra l'altro, non erano neanche delle simulazioni, in cui avevamo che la grana cristallina si modificava a seguito, per esempio, di un'eliminazione. Ricordate, fammi sicuro la testa, che mi conforta moltissimo. E avevamo visto che poi se riscaldavamo quel pezzo deformato, quello si rigenerava. Qui esattamente di questo stiamo parlando. La lavorazione a caldo è una lavorazione meccanica che avviene a temperatura superiore alla temperatura di ricristallizzazione, dove definiamo come temperatura di ricristallizzazione quella temperatura per la quale abbiamo una completa rigenerazione a grana cristallina in un'ora. E così siete costretti a risentirmi in video. Non la ripeto, va. Allora, chi è che definiamo come lavorazione a caldo una lavorazione che avviene a temperatura superiore alla temperatura di ricristallizzazione, e definiamo come temperatura di ricristallizzazione quella temperatura per la quale si ottiene una completa rigenerazione della grana cristallina in un'ora. Va bene? Il che vuol dire che lavorare un pezzo a 300 gradi potrebbe essere una lavorazione a freddo, perché magari la sua temperatura di ricristallizzazione è 450 gradi e viceversa, d'accordo? Quindi caldo e freddo in questo caso sono distinti a seconda che siamo al di sopra, caldo, al di sotto, freddo, della temperatura di ricristallizzazione. Bene? Al crescere di questa temperatura di lavorazione a caldo aumenta la transizione. Quindi tanto più su vado con la temperatura, tanto peggio è. E voi mi potreste dire, ma perché dovrei andare su con la temperatura? Perché è chiaro che se io lavoro molto su con la temperatura, devo impiegare meno sforzo per deformare plasticamente un metallo, perché un metallo è più, chiama mollo sostanzialmente, e quindi mi costa meno a livello di sforzo meccanico.
vi costa come sforzo energetico, però mi costa meno a livello di sforzo meccanico. Ma notate che questo può voler dire anche un comportamento meccanico peggiore quando è freddo, d'accordo? Quindi questo non è trascurabile. E ancora abbiamo problemi di resilienza in tutti quei casi in cui il trattamento termico può portare a questo tipo di problemi. Esempio tipico è la cosiddetta malattia Krupp, Krupp K-R-U-P-P, dal nome delle note acciaierie tedesche che hanno fornito armi al Kaiser e al Terzo Reich, per cui insomma sono abbastanza note. Queste acciaierie, prima della prima guerra mondiale, dovevano produrre cannoni a tiro rapido. Un cannone a tiro rapido, capite bene che per qualunque esercito è qualcosa di piacevole, perché sostanzialmente riesce a fornire più proiettili all'avversario con notevole rapidità, perché capite bene, quando si spara un colpo di cannone si surriscalda tutto il pezzo, si deve aspettare un po' di tempo che si raffredda. In effetti le acciaierie Krupp misero a punto un bel acciaio con tanto cromo dentro che forniva appunto questa capacità, fecero una dimostrazione di fronte al Kaiser, tutta la batteria di cannone esplose in sequenza, perché appunto dopo una serie di tiri rapidi avvenne ciò che non doveva avvenire, cioè la cosiddetta fragilità al rinvenimento, in pratica una serie di trasformazioni microstrutturali che nel caso di acciai con tenore di cromo non basso possono portare per permanenza intorno ai 600 gradi a un meccanismo di danneggiamento, a una suscettibilità alla fragilità, appunto fragilità al rinvenimento, che appunto può risultare deleterio, può far comportare quell'acciaio, che doveva comportarsi in un certo modo duttile, lo può far comportare in maniera assolutamente fragile. Questo peggiora in presenza di, nella composizione chimica dell'acciaio, di azoto, fosforo, magnesio, stagno e vanadio, e, cosa abbastanza piacevole, viene eliminata dalla presenza di un po' di molibdeno. Tant'è che infatti, quando poi andremo a parlare degli acciai, noterete che quando c'è un po' di cromo, motivo del cromo aggiunto lo vedremo più avanti, c'è sempre un 1% di molibdeno, perché ci leva questo problema. Quindi adesso cominciate già a capire che noi costruiremo le composizioni chimiche dei nostri acciai sulla base di problemi che dobbiamo andare a risolvere, sulla base delle prestazioni che quel determinato acciaio dovrà fornire durante il suo esercizio. Influenza degli elementi lega sulla fragilità degli acciai. Questo in realtà non dovete sapere la memoria, lo imparerete, per cui insomma non è rassegnato insomma in qualche modo. Carbonio. Il carbonio, come scoprirete con questo corso, è l'elemento più semplice per far aumentare i valori di R con M e R con E. Quando vedete solo R, vuol dire entrambi, d'accordo? Questo lo usiamo come nostra designazione interna. Perché dico in maniera economica? Perché anzi addirittura quando vedremo un attimo il processo di produzione dell'acciaio scopriremo che l'acciaio si produce sostanzialmente dalla ghisa levando il carbonio, quindi anzi ne devo levare di meno e quindi praticamente mi costa meno la produzione dell'acciaio stesso. Per cui insomma l'R con M aumenta, l'R con E aumenta, quindi sostanzialmente un effetto positivo, ma attenzione, diminuisce la duttilità. E possiamo già dirlo questo, la duttilità era la percentuale, ricordate, della nostra prova di trazione. La percentuale e la resilienza sono parenti tra di loro. Un acciaio, un metallo, una lega che ha un'elevata duttilità, un elevato valore di A percentuale, avrà anche un elevato valore di resilienza e viceversa. Per cui dire uno o l'altro è la stessa cosa. E attenzione, aumenta anche la temperatura di transizione. Manganese. Il manganese ha un effetto un po' particolare, fino all'1.5 ha un effetto benefico, un po' più su peggiora, dipende anche dal rapporto manganese su carbonio e quindi ci sono una serie di effetti congiunti. L'alluminio viene spesso aggiunto per togliere l'ossigeno al bagno e quindi fa diminuire al bagno, scusate, forse non è chiaro, il bagno del metallo fuso, qui, scusate, in effetti non è chiarissimo l'alluminio in questo modo. Abbiamo un poltiglione fuso dal quale... Allora, faremo, credo, nella prossima lezione di domani un po' di come si produce l'acciaio, ma per grandi linee, qualunque processo produttivo di un qualsiasi metallo, sostanzialmente a queste fasi. Si deve portare dalla fase non metallica alla fase metallica, si devono togliere di mezzo tutti gli elementi di impurezza, si devono aggiungere tutti gli elementi di lega. Queste sono le tre fasi sostanziali. Per fare questo, quasi sempre, si va in fase liquida, quindi si ha un bagno liquido, d'accordo? Quindi non è detto che ci sono anche processi differenti, ma insomma, sostanzialmente queste sono le sequenze fondamentali per poter ottenere un manufatto in condizioni chimiche e microstrutturali desiderate. Poi una volta avuto il solido abbiamo tutta la fase di trattamenti termici che in questo corso vedete nel dettaglio. Vi dicevo, l'alluminio aggiunto viene normalmente usato non tanto come elemento di lega quanto piuttosto, siccome è un elemento che ha una grandissima affinità chimica
verso l'ossigeno. E siccome l'ossigeno, abbiamo visto prima, è un elemento a effetto assolutamente negativo, attenzione, l'ossigeno non è negativo perché rimane dentro l'acciaio, perché l'ossigeno va in soluzione all'interno del metallo liquido, dell'acciaio liquido, ma quando solidifica, praticamente in soluzione solida, cioè sta nulla, d'accordo? Solo che l'ossigeno va a legarsi col ferro, col manganese, eccetera, e va a formare quelle particelle interne, vi ricordate le inclusioni non metalliche, ossidi, che sono assolutamente negative. Quindi meno ossigeno c'è nel bagno e meglio è. Voi dite, ma l'ossigeno chi ce l'ha messo? Come scoprirete domani, credo domani, l'ossigeno ci viene messo apposta perché serve per abbattere il tenore di carbonio, perché sennò altrimenti avremo la chissà. Quindi in realtà c'è una fase di ossidazione importante, c'è una fase di riduzione anche se importante. Questa aggiunta dell'alluminio consente la riduzione dell'ossigeno, l'eliminazione dell'ossigeno, fa anche diminuire il grano, ma se ce n'è troppo, notate che l'effetto diviene negativo e quindi è un effetto deleterio. Il nickel fa sempre bene, praticamente abbassa la temperatura di transizione, addirittura sopra certi valori, neanche troppo alti, la fa completamente scomparire. Non mi dica il valore esatto, forse qui ci sta pure, sì, ci sta, sopra il 13% scompare, in realtà il 13% nelle leghe binarie ferro-nickel, ma dato che appunto le leghe binarie ferro-nickel non ne avete mai a che fare, nelle leghe più complesse questo 13% potrebbe non essere il valore esatto e reale, insomma. Fa sempre bene, non ha controindicazioni praticamente, se no il fatto è che costa un sacco di soldi, costa. Per cui in realtà sarebbe facile fare un esempio un acciaio col 20% di nickel, sarebbe bellissimo, ma costa un mare di soldi e fra l'altro ha una distribuzione sul pianeta Terra assolutamente disomogenea e quindi in qualche modo bisogna a volte rimpiazzarlo con dei frequenti sostituti. Zolfo, fino a certa percentuale non influisce, sopra rompe molto le scatole perché forma dei solfuri, assolutamente negativi in molti casi. Fosforo, anch'esso ha sostanzialmente un effetto negativo, però per motivi differenti. Vedete che zolfo e fosforo, quando faremo bene gli acciai, hanno valori molto simili di pericolosità, ma i meccanismi con cui agiscono sono molto diversi. Uno forma solfuri, forma particelle non metalliche, l'altro invece rompe le scatole a livello di soluzione solida, cioè rimane all'interno della lega, ma interagisce in un altro modo con il nostro sistema. Silicio. Fino al 0,3% fa diminuire la temperatura di transizione, sopra rende il pezzo più fragile, però scoprirete insieme con me che esistono acciai e ghise che hanno i tenori di silicio molto elevati, perché in realtà accettiamo valori bassi, signori là sopra, valori molto bassi, se siete interessati potete andare fuori, non c'è problema. Valori molto bassi della resilienza, però per incrementare per esempio nelle ghise al silicio la fortissima resistenza alla corrosione. Quindi abbiamo poi delle scelte progettuali e dei compromessi da dover fare. Il cromo, anch'esso fino allo 0,9 non ha influenza, sopra può avere influenze differenti, ma in funzione anche degli elementi lega, ma comunque la caratteristica fondamentale è la fragilità del rendimento che recuperiamo col molibdeno. Quindi questo è un excursus molto rapido, ma vi ripeto, sugli acciai andremo nel dettaglio. Qui per esempio sulla tabella in alto a sinistra, questa che vedete qui sopra, praticamente vediamo l'evoluzione della resilienza in funzione della composizione chimica, sostanzialmente il tenore di carbonio. Notate che per valori piuttosto alti, 0,57%, vedete qui, abbiamo una bassa resilienza ad alta temperatura, a temperatura abbastanza alta, 150-200 gradi, resilienza che crolla già intorno ai 120 gradi per andare a valori praticamente nulli subito dopo. Mentre invece abbassando il tenore di carbonio riusciamo ad avere temperature di transizione, vedete, molto più ripide, con valori di resilienza molto più alti, fino a meno 80 gradi. Quindi il controllo del tenore di carbonio può essere importante. Il manganese e l'alluminio hanno questi altri comportamenti qua. Qui vedete l'andamento della temperatura di transizione in funzione del tenore di carbonio. E vedete che possiamo, abbassando il carbonio, abbassare anche notevolmente la temperatura di transizione. Piccolo problema. E questo va detto perché sennò altrimenti uno potrebbe pensare che l'utilizzo di diagrammi simili potrebbe essere la panacea per risolvere qualunque problema progettuale a livello di appunto scelta dei materiali. Purtroppo leghe binarie, ferro carbonio non ne abbiamo. Noi abbiamo sempre leghe che hanno 10-15 elementi, tra l'altro controllati fino a un certo punto, perché poi, come vedrete leggendo le tabelle degli acciai quando farete la professione, eccetera, in realtà un determinato acciaio non è che abbia sempre lo 0,27% di molibdeno. Avete delle forchette di variabilità. Ebbene, chiaramente l'acciaio commerciale all'interno di quelle forchette di variabilità avrà un'influenza minima sulle proprietà meccaniche, ma potrebbe non essere proprio così minima e avere quindi un comportamento macroscopico complessivo
piuttosto variabile e basterà piuttosto poco. Vi ripeto, già un acciaio normale, 7, 8, 10 elementi fra elementi di lega e impurezza è normale che le abbia. Poi possiamo avere anche acciai più complicati, quindi ancora più difficili da gestire. Domande? Notate, noi in questa lezione oggi stiamo facendo una serie di, do una serie di input sugli aspetti relativi alla caratterizzazione meccanica dei materiali metallici, sulle loro proprietà, per darci insieme uno stesso vocabolario, per cui quando poi andremo a fare i trattamenti termici e vi dirò questo determinato trattamento termico serve ad aumentare KCU, saprete di cosa stiamo parlando, d'accordo? Meccanica della frattura. Sostanzialmente la meccanica della frattura prima della, diciamo, dell'inizio del Novecento non se ne sapeva nulla sostanzialmente. Poi ci furono un paio di articoli su qualche rivista internazionale assolutamente passati sottotono, non ebbero nessuna eco, ma in effetti diciamo che l'epoca d'oro, dovremmo dire, la meccanica della frattura praticamente comincia con gli anni 40 del 1900 e prosegue fino agli anni 70-80, quindi stiamo parlando di qualcuno forse era quasi forse già nato. Praticamente cos'è la meccanica della frattura? Fino a quella data praticamente i valori che erano disponibili per poter progettare, se vedete qualche manuale dell'ingegnere dell'inizio Novecento, vedete R con E, durezza, forse la resilienza in qualche caso abbastanza avanzato, fine lì, non avevate null'altro in mano. E questo non vi consentiva di approcciare alcun problema di reale catastrofe, cioè le rotture in campo elastico non si capivano con quei dettami R con E. Io ho un pezzo progettato con parametri di sicurezza, mi si rompe ugualmente, cosa è successo? Chiaramente c'erano delle indicazioni della casa, per cui c'erano tutta una serie di procedure quasi sciamaniche con le quali poter approcciare un trattamento termico o una progettazione. Mi viene in mente la procedura con la quale si facevano le spade di Damasco, sostanzialmente, che si trattavano mediante riscaldamento e immersione in un coltiglio di sterco di capra e urina di cammello. In questo modo si faceva una cosa diversa e casualmente quel processo era un parente prossimo della carbonidurazione che dava una durezza maggiore a quella spada. E in Occidente le spade di Toledo erano simili perché usavano pipì di bambino sostanzialmente, perché pipì e sterco, non ci stiamo capendo, non è che fossero particolarmente maniaci. L'urina contiene quantità enormi di azoto, lo sterco un'enorme quantità di carbonio e sono disponibili in grandi quantità e quindi fondamentalmente era possibile fare questi trattamenti che appunto avevano una grande efficacia. Anche lì, per esempio, sul trattamento delle spade di Toledo era divertente il fatto che dovessero essere fatte queste operazioni per tutta la durata delle quali ci doveva essere un coro di monaci che cantava. Perché cantava il coro di monaci? Perché col canto dava un certo tempo del trattamento. In realtà loro non sapevano, ci provavano insomma sostanzialmente, però si vedeva che tornava e la spada aveva prestazioni completamente diverse da quelle che non subivano questo trattamento. Il perché non l'avevano capito, ma il processo era abbastanza identificato. Chiaramente noi faremo in questo corso il processo di idurazione, cementazione, carbonidurazione. Non erano processi come quelli attuali, assolutamente erano lontanissimi per le temperature e le condizioni, però qualcosa riuscivano a fare e gli oggetti avevano prestazioni completamente diverse. Considerate che l'utilizzo di materiali e di procedure differenti è quello che poi ha fatto sempre la reale differenza fino ad oggi nel campo militare, per cui piccoli accorgimenti tecnologici hanno consentito sempre la vittoria in battaglia di eserciti differenti, gli ittiti che battono gli egiziani perché gli egiziani hanno spade in rame e gli ittiti in ferro, oro nero perché hanno lo stesso costo dell'oro e così via, i romani che combattevano contro i romani avevano delle scorte d'aghe, ci fu una battaglia fra romani e galli in cui pochissimi romani, qualche migliaio, sconfissero decine di migliaia di galli in un combattimento molto particolare. I romani avevano delle daghe molto corte che usavano sempre di punta sostanzialmente. I galli avevano degli spadoni alti più o meno quanto loro e sostanzialmente questi spadoni in realtà non avevano un grosso filo, non riuscivano a tagliare molto bene, ma sostanzialmente erano usati come bastoni, quindi uccidevano praticamente l'avversario praticamente a bastonate sostanzialmente. Il console romano si accorse che questi spadoni avevano una caratteristica
erano efficaci. Poi questi galli combattevano nudi, molto, molto particolari come giocatori di combattimento, molto aggressivi anche a livello di guerra psicologica, molto particolare, quindi questi omaccioni, perché poi erano fisicamente molto diversi dai romani, ma erano piccoletti, bassini, larghi magari, ma piuttosto bassi, questi erano dei cristiani di 2 metri, ma il console si accorse un dettaglio, e cioè queste spade, queste sorte di bastoni metallici, una volta che colpivano, si piegavano e costringevano il gallo a doverle ficcare a terra e raddrizzare. Diede l'ordine alle legioni di aspettare il primo colpo e sul secondo li infilzava sistematicamente. Ci fu uno sterminio terrificante in quella battaglia, non ricordo il nome della battaglia, proprio basandosi su questa scoperta tecnologica sostanzialmente dell'uso di un acciaio che aveva caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle che loro davano per sottintese. Cioè il ferro romano era un ferro totalmente differente da quello gallo, che appunto però consentiva dimensioni dell'oggetto differenti e quindi una procedura di combattimento completamente differente. Vi dicevo appunto che per quanto riguarda la meccanica frattura, diciamo che nasce per una serie di problematiche che chiaramente vengono alla luce con la rivoluzione industriale. Diciamo che fino al 700 tutti questi grossi problemi non c'erano, se non forse nel campo dell'artiglieria, che era il campo metallurgicamente anche più avanzato. Se no, di fondo, enormi problematiche di rotture non è che ce ne fossero. Le navi erano in legno, le macchine erano inesistenti, sostanzialmente non c'erano altri problemi. Con la rivoluzione industriale abbiamo l'inizio dello sfruttamento del vapore, l'inizio dello sfruttamento poi dell'elettricità, l'inizio dell'utilizzo di sistemi a temperatura sempre più alta, con pressioni sempre più alte. È chiaro che a quel punto nasce l'esigenza di caratterizzare il comportamento meccanico non più basandosi sull'R con M e l'R con E, che erano valori abbastanza simpatici, ma su un'analisi dettagliata dell'influenza di tutta una serie di fattori fino a quel momento completamente trascurati. Aggiungiamo poi chiaramente con la seconda guerra mondiale, con l'inizio dell'uso delle turbine a gas, perché turbine a gas sostanzialmente per l'uso aeronautico comincia con la seconda guerra mondiale, con l'uso del nucleare assolutamente, perché dà un impulso molto forte a certe procedure poi di sicurezza, perché poi quello che stiamo per raccontare sono poi alla base delle procedure di sicurezza anche nucleare, vanno appunto a essere tutti i fattori che impongono uno studio più dettagliato del comportamento meccanico dei materiali, che riesca a considerare dentro di sé anche aspetti fino a quel momento sostanzialmente trascurati. Le strutture sono normalmente progettate in modo che le sollecitazioni esterne non superino in alcun punto il limite elasticità del metallo. Questo assunto, che sembra così semplice non è, perché mentre è abbastanza semplice, nel caso di un problema di trazione, noi sappiamo in che direzione si applicano il carico. La direzione è una sola, è tutto molto semplice. Nel caso di strutture complesse ciò non è banale. Facciamo un esempio piuttosto semplice che possiamo vedere in questo esempio qui. Se io ho questo oggetto, un parallelepipedo sollecitato a trazione, per esempio, caso abbastanza simile a quello di un problema di trazione, per cui non abbiamo enormi differenze evidenti. Identico oggetto, adesso spero riuscire a fare identico, ma che presenta, immaginiamo, un buco passante a forma di lenticchia. D'accordo? La mia domanda è: se qui questa è la S0, la sigma è pari a F fratto S0, in quest'altra sezione qua, prendiamo la sezione utile, qui se prendiamo che questa qui sia un S star, la sigma è uguale ad F fratto S0 meno S star? Secondo voi? Cioè, la sollecitazione unitaria in corrispondenza della discontinuità è pari semplicemente al rapporto fra il carico remoto e la sezione resistente reale? No, perché? Avete già chiesto l'assassino, avete già letto qualche parte l'assassino. Avete perso, fatto perdere la suspense. Perché appunto, dicevo, ce ne sono altri colleghi, che la presenza di questa discontinuità comporta una redistribuzione delle sollecitazioni all'apice della discontinuità, che comporta in pratica, in corrispondenza di questa zona qui,
sulla sigma un comportamento di questo tipo qui, cioè io qui all'apice di questo oggetto ho un incremento della sollecitazione locale, della sigma locale, inoltre addirittura qua dentro, nel cuore di questo oggetto, prendiamo un elementino, addirittura ho una serie di motivi che non vedrete qui ma vedete in altri corsi, ho la nascita di uno sforzo triassiale addirittura, cioè io ho uno sforzo triassiale, una sorta di sforzo idrostatico, e incrementato per la presenza stessa di questa discontinuità. Ma di queste discontinuità ne devo per forza avere di artificiale il mio oggetto? No, perché per esempio posso avere le inclusioni, cioè tutte quelle discontinuità microstrutturali, inclusioni metalliche, ossidi, carburi, eccetera, fungono da intensificatore degli sforzi. Posso avere discontinuità legate, che so, abbiamo visto un attimo fa, prova di durezza, la prova Vickers, quel buchino che facciamo, quell'improntina che facciamo, ma non è poi così pellegrino il fatto che possa fungere da innesco di rottura, perché lì su quella punta di quell'impronta mi si venga a localizzare uno sforzo se la sollecitazione è di un certo tipo. Magari addirittura se abbiamo un ambiente abbastanza aggressivo possiamo avere un sistema sinergico tale per cui il fenomeno di aggressione esterna e il fenomeno di sollecitazione meccanica si aiutano fra di loro per far propagare la rottura stessa. Quindi in pratica quello che secondo la meccanica, diciamo, classica era banale, cioè lo sforzo locale è dato semplicemente da una forza remota fratto la sezione resistente, qualunque essa sia, sappiamo per esperienza che non è, tant'è che possiamo avere rotture che si innescano proprio in corrispondenza di questa discontinuità e propagano. Propagano in maniera stabile o instabile, ma propagano. D'accordo? E quindi situazioni assolutamente non prevedibili secondo tutto ciò che abbiamo detto stamattina, la volta scorsa, cioè secondo la parola di trazione, secondo uno studio che preveda solo un'applicazione del carico remoto. Non è una cosa che vi ho detto, quindi, anzi due. La prima, carico remoto che dovrebbe darmi una sollecitazione locale al di sotto del limite elastico, ma grazie alla presenza di discontinuità mi può dare valori locali più alti dell'R con E. Quindi io credo di stare in condizioni di sicurezza, invece non è così. E poi, ve l'ho detto un attimo fa, forse un po' troppo velocemente, il fatto che la presenza delle discontinuità all'interno del materiale metallico, per una serie di motivi che vi ripeto, non stiamo più a focalizzare, in qualche modo fidatevi, può far nascere, nonostante il carico applicato esternamente sia un carico monodirezionale, può far nascere in corrispondenza alla discontinuità uno stato triassiale degli sforzi. Che poi, se ricordate la lista della spesa, laddove c'era un peggioramento della resilienza del metallo, è proprio uno dei motivi che ci abbassa la resilienza del metallo stesso. E qui vediamo quello che abbiamo appena detto adesso, con una geometria leggermente diversa, possiamo avere appunto la discontinuità interna passante, possiamo avere la superficiale, anzi come vedremo quando faremo per esempio la fatica, le discontinuità superficiali sono le peggiori. Perché sono le peggiori? Perché a parte il caso in cui abbiamo una sollecitazione unidirezionale, ma in realtà per qualsiasi altra sollecitazione che so, prendendo un oggetto torcetelo, o prendendo un oggetto e flettetelo, la superficie è quella sollecitata di più, no? È banale questo discorso. Se prendete un oggetto e lo torcete, poi avete un asse centrale e avete la superficie quella che si deforma maggiormente. Se c'è una deformazione maggiore, c'è una sollecitazione interna maggiore. Stesso discorso sulla flessione. Benissimo. L'interazione fra una sollecitazione più o meno esterna o interna, volendo, e discontinuità esterna o interne comporta un'intensificazione di sforzi che può essere misurato mediante un parametro K'. In realtà si mette a pedice, ma si legge K'. Sapete, se a pedice deve essere con 1, ma in realtà si legge K'. E questo fattore, detto fattore di intensificazione di sforzi, ci riesce a descrivere lo stato tensionale all'apice della discontinuità, che, attenzione, nella meccanica classica non era prevedibile. Il buon Leonardo da Vinci, quando fece le sue misure di trazione su oggetti a sezione differente, rompeva man mano che aumentava la sezione per carichi unitari più bassi. Non capiva il motivo, perché, ve l'ho già accennato, aumentando la dimensione del provino aumentava la quantità di difetti. Lui non lo sapeva questo fatto, perché era una cosa microscopica, però appunto la tecnica metallurgica impediva di ottenere oggetti grossi con la stessa difettosità degli oggetti piccoli, e quindi lasciò perdere. Ma sostanzialmente in quel caso era proprio questo che andava a interessare, cioè la quantità di difetti presenti nel pezzo grosso era
a livello di densità maggiore rispetto alla quantità di difetti del pezzo più piccolo, e il pezzo si rompeva per sforzi unitari più bassi perché l'intensificazione era peggiore. Se non fosse vero questo concetto, voi avreste sempre valido questo. Anzi, vi aggiungerei, siccome a meno che non ci avete fatto proprio un buco sull'oggetto, questa roba qui è sempre piuttosto piccola, questa quantità S-star è sostanzialmente trascurabile, questa dovrebbe essere sempre la stessa. E invece non è così. Tant'è che se avete inclusioni un po' più grosse, eccetera, se avete discontinuità, micropore, eccetera, lì possono innescarsi rotture ben chiare, ben evidenti. La superficie di frattura è macroscopicamente evidente laddove si genera molto spesso. Microspenza di queste discontinuità, di questi micropori e macropori. Questo fattore di intensificazione degli sforzi, appunto, è un parametro, guardate qua, K'. Notate la formulazione, io non, in questo corso non voglio entrare nel dettaglio analitico numerico, non è l'oggetto di questo corso, voglio darvi il concetto. Come nel caso della sollecitazione unidirezionale, il parametro che andavamo a valutare era la sigma, vi ricordate? Cioè lo sforzo in unità di superficie. Nel caso di un manufatto che presenta discontinuità geometriche tali da generare un'intensificazione degli sforzi, in quel caso il parametro è il K'. K' che ha questa espressione, notate qua, dove dentro ci sta sempre la sigma, cioè il valore del carico remoto, e poi questo alfa per pi, la radice di pi greco a, dove a è sostanzialmente la lunghezza della 2a o a, la lunghezza della nostra cricca. In pratica abbiamo un parametro K' che è dipendente dal carico applicato remoto e dalla geometria del nostro sistema, dove nella geometria del nostro sistema ci rientra la dimensione della cricca, in questo parametro alfa ci rientra anche come è fatto questo oggetto, un conto che ha un parallelepipedo, un conto che ha un cilindro, oppure, peggiorando la situazione, un conto che ha un pistone, un albero motore e compagnia bella. Anzi, addirittura a un certo punto, questa formulazione qui, alfa, se fondate sulla normativa, uscirà fuori un polinomio per questo tipo di geometria qui, quindi una formula analitica abbastanza semplice. Diventando via via sempre più complicata la geometria, a un certo punto non avremo più espressioni analitiche. Quando dico espressioni analitiche intendo un polinomio, una formula qualunque dove voi sostituite i parametri e uscite fuori il numeretto, ma in quel caso vi dovranno aiutare delle procedure numeriche, per esempio gli elementi finiti o tante altre procedure numeriche che vi permettono di far funzionare la vostra analisi senza avere la vostra funzione, quindi in qualche modo simulare il comportamento numerico della vostra struttura senza avere a disposizione la formulazione analitica alfa, perché la geometria è troppo complessa e non potete formularla in maniera analitica, ma potete approssimarla compiutamente in maniera numerica e ottenere così ottimi risultati. La progettazione meccanica attuale si fa in questo modo, d'accordo? E questo lo imparerete nei corsi del terzo anno, poi chi proseguirà per il quarto e il quinto anno, insomma. Quello che per noi interessa in questo corso, perché poi dovevo per forza introdurre questo concetto del K', che vi ricordo essere sostanzialmente un parente neanche tanto lontano della sigma, è che in effetti noi a questo punto abbiamo un certo numero di parametri che vanno a essere considerati, e vediamo insieme quali sono. Abbiamo la sigma, che vi ricordo essere F fratto S0, carico unidirezionale su un oggetto di forma semplice. Questo valore però non è sufficiente nel caso di situazioni più complesse, nel caso di presenza di discontinuità, perché abbiamo dovuto generare, ideare un parametro K'. In realtà il K' è uno dei tanti parametri, poi ci sta il K2, il K3, il K2, il K3, a seconda. Il K' è l'apertura. Se voi prendete lo stesso oggetto, cercate di slabrarlo, quello è il K2, cercate di muoverlo così, questo è il K3. In realtà poi si vede che le modalità di interazione tra un carico applicato e una cricca sono una combinazione di questi tre modi. Parleremo però sempre di K' perché è quello più critico e quindi quello di maggior interesse. Se progettiamo a K', normalmente progettiamo in sicurezza. Dico normalmente perché ci sono per sempre delle eccezioni, però sostanzialmente progettiamo in sicurezza. Qui noi abbiamo come parametri critici l'R con E e l'R con M, cioè quei valori che ci rendono, che se li consideriamo in un progetto una semplice asta filata, ci fanno star tranquilli sul fatto che se io applico un acciaio che ha un R con E di 200 MPa, gli applico 150 MPa, quel pezzo si allungherà in maniera elastica e potrà rimanere così in eterno. Non è così perché poi abbiamo visto ci sta un po' di corrosione, eccetera, però idealmente è così. Vediamo che
nel caso di pezzi a geometria complessa, con discontinuità interne, con cricche addirittura interne, esisterà un parametro critico, anche il K', cioè delle intensificazioni di sforzi, K'C, che ci darà la cosiddetta tenacità a frattura. La tenacità a frattura è la resistenza che un metallo offre alla propagazione stabile di una cricca. Notate che la definizione non è tanto lontana da quella della KCU o KCV, della resilienza, ve le ripeto, KCU o KCV, ovvero resistenza che un metallo offre a un urto dinamico. K'C, tenacità a frattura, è la resistenza che un metallo offre alla propagazione instabile della cricca. Notate la differenza? Nel KCU o KCV, nella resilienza, io non mi interesso di ciò che avviene al metallo, mi si rompe, punto. Nel K'K'C, cioè già nel fatto di usare il K', poi in realtà quando andate a fare costruzioni di macchine eccetera scoprirete di parare, ci sono anche degli altri, anche più approfonditi in qualche modo, questo è solo il primo di cui possiamo parlare più tranquillamente, ma il suo parametro critico in qualche modo è un parametro che tiene conto sia del metallo sia della geometria del sistema, ovvero geometria del sistema si intende forma dell'oggetto, presenza della cricca, criticità di quella cricca in quel materiale. Se io sto dicendo 32 megapascali, in realtà, sì, sto dicendo un valore normalizzato rispetto alla superficie, ma è chiaro che 32 megapascali, un conto sono fatti su un oggetto di questo tipo qua, e un conto su un oggetto fatto così. Capite bene, la sezione resistente è sempre la stessa, più o meno, la figura effettivamente uguale. Ma questo si romperà forse, questo no. Perché questo qui ha un'intensificazione di sforzi per questa situazione qua, che è totalmente diversa da questo che ha invece una sollecitazione interna distribuita uniforme, eccetera, 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 eccetera. Se sollecitato. Quindi attenzione che con la stessa sezione resistente, la geometria differente mi può portare a intensificazioni di sforzi, a triassialità, a una situazione interna del pezzo totalmente differente. Quindi, mentre questo parametro sigma è valido per caratterizzare questa situazione assolutamente ideale, perché non vi capiterà mai di progettare un oggetto in queste condizioni, quest'altro parametro che prevede il fatto di avere a che fare con geometrie reali e con discontinuità reali, ci permette di progettare il parametro e di darci un parametro critico che è il K'C, ovvero quel valore di tenacità, ovvero quel valore che la cricca, che il materiale riesce a offrire di resistenza alla propagazione della cricca. Questo, vi ripeto ancora una volta, è differente dalla resilienza, anche se sono anch'essi fra loro parenti, perché mentre la resilienza è pesantemente influenzata dalla modalità di esecuzione della prova, nel caso della tenacità a frattura noi abbiamo valori che sono assolutamente legati solo al materiale, sempre nell'ipotesi però di rispettare alcune condizioni che appunto in parte vedremo in questo corso, in parte vedremo in altri corsi. Certamente, prima. Noi abbiamo detto, infatti non la sento proprio che c'è. Quando ci sta una discontinuità, per esempio quella cricca all'indice che avevamo visto, allora abbiamo detto che aumenta la sollecitazione in quel punto. Sì, la corrispondenza dell'apice. La corrispondenza dell'apice. Poi c'è un graduale della proprietà di diminuzione. Avevamo visto quella specie di curva. Sì, immagini un'iperbole. No, volevo capire come, cioè per quale motivo aumenta. Potrei fare la trattazione analitica, vorrei evitarlo, insomma. Vi posso dire che la presenza di una discontinuità con un raggio molto acuto implica un peggioramento locale estremamente intenso. Vi faccio un esempio: se lei invece di una cosa molto grossa avesse un buco rotondo, quello interagirebbe meno, lì avrebbe, posso dire anche il numero, avrebbe un'intensificazione 3 volte rispetto alla sollecitazione remota, cioè se c'è una sigma remota di 30 MPa lì sarebbe 90. Se la discontinuità diviene sempre più aguzza, quello aumenta sempre di più, perché in pratica all'apice
è un po' come, guardi, per fare un esempio che c'entra poco, una sorta di effetto delle punte elettromagnetiche, molto simile, assolutamente, cioè questa aguzzosità della cricca, perché io adesso ho registrato, questa acutezza della cricca comporta localmente una redistribuzione degli sforzi tale per cui c'è questo, addirittura va oltre il campo elastico, può di plasticizzarsi, date addirittura, che poi vedremo, in certe condizioni all'apice della cricca lei ha proprio una zona, più o meno a forma di fagiolo, che rappresenta una zona plasticizzata, nonostante lei macroscopicamente stia in campo elastico. Capito? Come abbiamo visto. Ed è tanto peggio quanto più è acuta questa cricca. È come il problema degli oblò, degli aerei. Esattamente questo, esattamente questo. Poi un'altra cosa soltanto, non dipende più dalla sigma. No, la sigma rientra, la sigma le immagini assorbite all'interno del KP, cioè la sigma diventa un pezzo che va a contribuire a misurare. Il K' svolge il ruolo della sigma nel caso di provino non più sollecitato in modo unidirezionale e con presenza di discontinuità. Ok? Benissimo, nella figurina qua che vedete, purtroppo non fatta da me perché non disegna così bene, c'è un omino che per qualche motivo sta cercando di aprire questo oggetto, che è appunto questa cricca, e questa morsetta che appunto dà la misura della resistenza che questa cricca trova all'interno del materiale. Questa è una rappresentazione pratica dell'antagonismo fra sollecitazione esterna, resistenza del materiale, in presenza di una cricca, dove appunto all'apice si svolgono gli aspetti più critici di questa interazione, attenzione non ultimo per il fatto che all'apice, per una serie di motivi che non vedete in questo corso, ma vedrete chi vorrà con me al terzo anno, anzi con il collega Di Cocco al terzo anno oppure al quinto anno con me, non ultimo il fatto che all'apice abbiamo una situazione particolare per cui nel caso di ambienti anche blandamente aggressivi, acqua di mare, ambienti non particolarmente aggressivi, localmente possiamo avere situazioni elettrochimiche particolarmente pericolose, per cui possiamo unire a un aspetto puramente meccanico aspetti anche di tenso corrosione, fatica corrosione, cioè interazione fra le sollecitazioni meccaniche e danneggiamento per attacco corrosivo. Prima vi ho accennato ai tre modi principali di interazione fra una sollecitazione e una cricca, ve li riassumo in questa figura perché prima abbiamo fatto solo il disegnino con le manine, ma certamente era poco chiaro. Il modo 1, quello in alto a sinistra, l'apertura. Il modo 2, questa sorta di scivolamento. Il modo 3, questa sorta di slabramento della cricca. In pratica, qualunque interazione fra una sollecitazione e una cricca può essere scomposta in questi tre modi principali. Quindi 1 più 2, 2 più 3, 1 più 2 più 3, eccetera, eccetera. Tutte le combinazioni possibili. Noi parleremo sempre del modo 1, oppure se andate a vedere in letteratura, nei vari testi scientifici, fare quasi sempre solo riferimento al modo 1, anzitutto perché è quello più facile da studiare, perché poi l'ha detto questo fatto, è quello più semplice anche geometricamente da organizzare la prova, poi perché è quello in molti casi è più critico sostanzialmente, per cui chiaramente progettando in sicurezza rispetto al modo 1 dovremmo trovarci in molti casi in sicurezza anche per gli altri modi. Notate che comincio a usare sempre più il condizionale, perché purtroppo di eccezione a quello che sto dicendo ce ne possono essere veramente numerose. Vediamo che per misurare questo, scusate, un dettaglio non trascurabile, qualora noi abbiamo a che fare con un oggetto metallico, per esempio un piatto laminato, la laminazione è un processo abbastanza semplice, ma in realtà particolare, che comporta in pratica l'immissione attraverso dei cilindri di laminazione dell'oggetto da laminare, uno schiacciamento della nostra struttura e in pratica la sua trasformazione in una sorta di impacchettamento di questo tipo. Vedete, i grani sono allungati nella direzione di laminazione e il nostro sistema si è deformato. È chiaro che questo oggetto, più o meno omogeneo per quanto riguarda la sua composizione chimica, dico più o meno omogeneo perché qua per esempio in questo caso ho a che fare con un acciaio bifasico e voi già sapete che le due fasi sono differenziate per la variazione di variabili estensive e quindi intensive, scusatemi, e quindi fra queste anche la composizione chimica, quindi io localmente avrò composizioni chimiche differenti, ma se prendo questo cubetto avrà un'omogeneità chimica abbastanza importante, ma sarà fortemente anisotropo sulla distribuzione delle fasi stesse. A seconda della direzione che sto considerando, io incontrerò fasi di forma differente. E questa anisotropia di distribuzione dei grani cristallini
è la causa di una anisotropia importante nelle proprietà meccaniche. In un oggetto del genere, laminato per esempio in questa direzione, dove quindi grazie alla direzione di laminazione posso distinguere una direzione L, una direzione S, lo short, cioè il corto del nostro laminato, e una direzione T, una direzione trasversale, a seconda della direzione nella quale ottengo il profilo, qui vedete tutte le varie combinazioni, questa foto è presa, questa slide è presa dalla normativa STM, quindi è la normativa che ci indica come designare le varie tipologie di profili a seconda delle direzioni di applicazione del carico e di direzione di propagazione della cricca. Vi dicevo appunto, in questo caso, a seconda di come stiamo applicando il carico e di come va la cricca, io ho un comportamento meccanico differente, ma guardate che è abbastanza intuitivo. Vi faccio due esempi. Notate ad esempio, prendiamo uno abbastanza comodo, per esempio l'LT. Immaginate che questo oggetto sia la microstruttura di questo. L'LT vuol dire che cosa? Notate, la cricca avanza in questa direzione e sto aprendo in quest'altra. In pratica io ho tutto il trasverso dei grani, sia quelli più chiari che quelli più scuri, che resistono alla sollecitazione. Sostanzialmente mi aspetto una resistenza meccanica abbastanza alta. Se prendo invece per esempio l'SL, che è questo, tiro così e la cricca avanza di qua, io ho che cosa? Una resistenza meccanica sicuramente più bassa, perché ho pochi grani che resistono alla loro massa, ma una discontinuità, una cricca, chiamatela così, che procederà preferenzialmente intergranulare lungo i bordi grano, cioè le dislocazioni in questo caso, procedendo con una sollecitazione applicata con una cricca in questa direzione, trovano pochi bordi, pochi ostacoli, rispetto invece a una sollecitazione in quest'altro senso qui. E quindi chiaramente un oggetto anch'esso omogeneo chimicamente, ma anisotropo a livello di distribuzione grana cristallina, può darmi, anzi dà certamente, proprietà meccaniche differenti a seconda della direzione di applicazione del carico e della direzione di propagazione delle cricche durante questa sollecitazione. Guardate che cosa analoga sarebbe anche se io facessi, ricavassi da questo piatto dei profili di trazione nelle tre direzioni. Ho valori differenti di R con M e R con E. Sicuramente vi dirò subito che, anzi, nello short avrà valori molto diversi rispetto a T e rispetto a L, invece le differenze tra T e L sono abbastanza ridotte. Questo lo posso già anticipare, insomma. Ma sicuramente sullo short avrò, sul corto sostanzialmente, avrò degli abbassamenti di proprietà meccaniche molto spinti, perché praticamente sono i bordi grano che in quel caso stanno resistendo, con una interazione della matrice della parte del cuore del grano piuttosto bassa rispetto invece alle altre due direzioni di applicazione di carico. Questo poi è un caso particolare in cui abbiamo a che fare con un piatto laminato. Nel caso di un centrifugato, nel caso di un forgiato, abbiamo situazioni microstrutturali ancora differenti, a volte anche più complicate, e questo discorso risulta ancora più importante molto spesso. Come si procede per misurare la tenacità a frattura? Il valore di la caratteristica che il materiale offre per resistere alla propagazione instabile della cricca. La normativa STM E399 ci viene in aiuto e ci designa sostanzialmente due provini, se posso usare anche degli altri. Un provino, quello che vedete qua, avete già fatto disegno, credo, quindi insomma più o meno il disegno è abbastanza chiaro, e il provino che vedete là a fianco, più o meno simile, mi ha messo per sdraiato, sostanzialmente è una sorta di provino a flessione, questo invece è il provino cosiddetto CT. Si fa un pre-cliccaggio a fatica, cioè in pratica dall'intaglio, quello che vedete qua, che ha ovviamente un raggio di curvatura all'apice finito, facciamo propagare una cricca di fatica, in modo tale da far che cosa? Da non ragionare più sull'intaglio, ma da ragionare su una cricca. In pratica sollecitiamo il materiale per un certo numero di cicli a fatica, poi i meccanismi di rottura li vedremo nella prossima lezione domani, non li vediamo certamente oggi, in modo tale che io abbia a che fare non con l'intaglio, vi ripeto, avendo un raggio di intaglio finito, che io non riesco a fare, se non in casi particolari, dei raggi di intaglio abbastanza acuti da poter avere a che fare con una cricca in maniera meccanica, ma devo propagarlo per fatica. Faccio propagare questa cricca di fatica, dopodiché, misurando l'apertura della bocca del nostro intaglio, cioè in pratica con un estensimetro misuro di quanto si apre questo,
faccio una sorta di prova di trazione e vado a misurare quel valore del carico cui corrisponde una propagazione della cricca pari al 2%. Detta così sembra una filastrocca, ma è abbastanza facile. Lo vediamo qua. Praticamente lì sotto a destra abbiamo tre diagrammi che vengono ottenuti tirando oppure flettendo, concentriamoci sul problema CT, tirando quel problema CT. In pratica posso ottenere tre tipologie di grafico, notate qua, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Sono tre tipologie alternative, non è che posso avere tutte e tre insieme, perché io farò una sorta di prova di trazione su questo provino intagliato e preficcato. Notate, non è un provino di trazione per cui io sto agendo con una sigma omogenea su tutta la sezione. Io ho qui a che fare con un provino innanzitutto non cilindrico di forma strana, avete visto quel parallelepipedo intagliato, con l'afferraggio non centrale ma spostato. Lo faccio rivedere l'afferraggio. Notate, il provino viene afferrato con dei perni, in conseguenza questi fori, mi viene tirato da qui. Quindi se fosse un provino chiamato di trazione dovrebbe essere afferrato centralmente, invece già c'è una forma tutta strana, i motivi ce ne sono, non entriamo qui nel dettaglio. Tiro e mentre tiro misuro il carico che leggo e misuro l'apertura della bocca dell'intaglio. Quello viene chiamato COD, crack opening displacement, cioè spostamento dell'apice della cricca. In pratica, tanto più mi si apre la bocca, tanto più propaga la cricca sostanzialmente, no? Entro certi limiti, a meno della plasticizzazione del nostro acciaio, della nostra lega. Benissimo. Abbiamo tre possibilità che sono valide solo se la zona plastica all'apice è trascurabile rispetto alla dimensione del provino. Perché deve essere questa condizione? Perché se la zona di plasticizzazione all'apice è molto grossa, io non ho più una corrispondenza tra apertura della bocca e lunghezza della cricca. Lunghezza della cricca, ricordo, è da qui a dove propaga. Ma mi si plasticizza, quindi è come se mi si aprisse senza invece di fare così, fa così, d'accordo? Quindi si plasticizza, non va più bene. E poi l'altra condizione, che le dimensioni del provino sono tali da assicurare le piene condizioni di deformazione piana. Qui dovremmo entrare quasi quasi in un dettaglio un po' eccessivo della normativa, ma insomma bisogna ricordarlo. Cos'è la deformazione piana o lo sforzo piano? In un oggetto tridimensionale è chiaro che la situazione degli sforzi all'interno è differente dalla situazione degli sforzi sulla superficie, non fosse peraltro che sulla superficie io sono certo che, avendo applicato il carico unidirezionale, ho sforzo nullo. Quindi sulla superficie ho sempre condizioni di sforzo piano. All'interno invece il mio sforzo è triassiale per una serie di redistribuzioni delle sollecitazioni. Guardate, posso fare lo schema molto semplicemente. Questo magari fa capire anche perché abbiamo una triassialità anche lì dove il nostro oggetto è sollecitato in modo unidirezionale. Se ho questo, per esempio, immaginiamo un oggetto del genere, una sollecitazione di questo tipo qua e una picca. D'accordo? Stai seguendo, ragazzi? Sull'apice, diciamo questo qua, facciamo tridimensionale e via così. Sull'apice immaginiamo un elementino. Immaginiamo a fianco un altro elementino e un terzo elementino, cioè il nostro sistema può essere schematizzato da tanti volumi elementari affiancati uno con l'altro. D'accordo? Benissimo, questo volumetto è sollecitato così, no? Stiamo dicendo tutte banalità che derivano dalla trazione. Se quel volumetto è sollecitato a trazione si deformerà, ma se si deforma longitudinalmente per la conservazione del volume deve anche comprimersi. Benissimo, ma attenzione, se questo oggetto qui, diciamo da cubico, se questo oggettino qui fosse sospeso nel vuoto e isolato rispetto al resto del mondo, dovrebbe diventare, e questo è un po' complicato, questo, no? Cioè si dovrebbe allungare e restringere. Ma la presenza contigua degli altri elementi e l'ipotesi di conservazione del volume, quindi la non formazione di microvuoti, fa sì che questa contrazione
sia in questa direzione che in quest'altra, si è impedita e fa nascere uno stato triassiale in questa direzione qui e in quest'altra, laddove il carico esterno applicato è solamente unidirezionale. D'accordo? Tutto ciò è valido però all'interno del pezzo, dove avremo le cosiddette condizioni di deformazione piana, perché sulla superficie in realtà, se andiamo a prendere l'elementino che sta proprio sul bordo, questo elementino, la sua superficie esterna, che vorrebbe contrarsi, non ha nessun limite sull'esterno. Infatti, per grosse deformazioni si contrae. Se torniamo all'esempio che ho visto oggi, vediamo qua, c'entra meno, ma se torniamo, un po' di calma, alla prova di resilienza, voglio farvi vedere un oggetto che forse avete trascurato. Qua, per esempio, quella di qua, c'è una contrazione laterale, mentre l'oggetto prima era a sezione quadrata intagliata. È proprio quello che ho appena raccontato, cioè l'oggetto sulle superfici laterali, per la sollecitazione diversa eccetera, ma tende a contrarsi perché lì si va a deformare in condizioni di sforzo piano, perché non c'è nulla che impedisca la contrazione. All'interno invece c'è, d'accordo? E quindi ci troviamo all'interno a lavorare in condizioni di deformazione piana, all'esterno a lavorare in condizioni di sforzo piano. Il problema è che le condizioni di sforzo piano, cioè quelle delle superfici, sono fortemente dipendenti dalla superficie e non sono poi facilmente correlabili con le reali proprietà meccaniche del materiale. Insomma, in pratica si preferisce fare questa prova in condizioni tali da poter trascurare il contributo delle superfici laterali. In pratica queste due condizioni, che la lunghezza della cricca e che lo spessore del pezzo siano superiori a 2.5 per il valore misurato, il pezzo vediamo come si fa, fratto R con E al quadrato. Quella è una condizione che deve essere rispettata finché queste siano rispettate. Tornando alla curva di forza COD che viene a essere misurata durante questa prova, chiamiamola di trazione, la trazione non è un oggetto strano a questo punto, è un oggetto di forma strana, intagliato e precriccato, vediamo che possono esserci tre differenti risultati. Prendiamo il primo: si fa la tangente in origine al campo elastico, si prende la retta che ha una pendenza pari al 95% della tangente in origine e si va a vedere dove interseca la curva di trazione. In questo caso questa intersezione è FC, coincido questo qui, F5, scusate, mi stavo buttando fuori i cambi di filtri. Perché il 95%? Perché è quel valore che corrisponde alla propagazione del 2%, che poi è quel valore che noi avevamo detto essere il limite per concepire una propagazione della nostra clicca. Bene, questo valore F5 in questo caso, con questa tipologia qui, corrisponde con l'FQ da inserire nella formulazione che ci esprime il KQ, che poi vedremo fra poco essere sotto certe condizioni il K1C. Nel secondo caso, in cui abbiamo un crollo improvviso, questo chiama pop-out, vediamo che se l'intersezione della retta pendente al 95% è più bassa di questo valore FQ, si prende il valore massimo a sinistra. Stesso discorso nel caso 3, dove comunque, insomma, praticamente il valore da inserire in questa formula che ci dà il KQ è il valore massimo ottenuto della forza a sinistra dell'intersezione fra la retta con una pendenza del 95% rispetto alla tangente in origine e la curva di trazione COD. Detto questo, faccio questo calcoletto dove F fratto a W doppio nel caso del profilo CT è per esempio un polinomio del quarto, del quinto ordine di A fratto W doppio, e vado a controllare qua dentro se, sostituendo K a Q a questo valore qua, se queste relazioni sono rispettate. Se sono rispettate, io avrò un valore del K-C. Per esempio potrei avere difficoltà, nel caso per esempio di materiali molto tenaci, nel rispettare l'ipotesi, ad esempio, sullo spessore, quello di cui abbiamo parlato un attimo fa, cioè il fatto di trovarci pienamente in condizioni di deformazione piana. Perché? Perché se noi facciamo un diagramma
in cui abbiamo KQ in funzione di B, che è lo spessore del pezzo, vi faccio vedere qual è l'andamento tipico sostanzialmente. L'andamento tipico, facciamo un po' di provini, è per esempio questo. Praticamente facciamo una retta, una curva interpolante. Notate che il valore di B star in corrispondenza del quale questo è verificato è quello oltre il quale praticamente il valore risulta costante. Per questo andiamo a lavorare in condizioni di piena deformazione piana, perché lo sforzo piano in realtà ci dà qualcosa in più, ma non è un qualcosa in più, troppo dipendente dallo spessore. Rientreremo in questo caso nei problemi che abbiamo già visto nella resilienza, cioè una forte dipendenza dalla geometria del provino, cosa che noi non vogliamo. Nel caso della tracità noi vogliamo qualcosa che sia abbastanza svincolato dal provino e quindi ci mettiamo in condizioni di sicurezza. Bene, questo B star, nel caso di materie molto tenaci, potrebbe essere 30 cm, cioè noi potremmo avere l'esigenza di dover rompere provini di 30 cm, grossi così. Ora capite bene che un provino di 30 cm, vuol dire grosso, alto così, eccetera, ma a parte le difficoltà fisiche di inserire una macchina, avete visto oggi una macchina tipica, quella di oggi non è una macchina piccolissima, è una macchina di 10 tonnellate, quindi per carità ci sono quelli molto più grossi, ma macchine di tutto rispetto. Ma capite bene che un provino con quelle dimensioni richiede un carico applicato per poter arrivare a questi valori altissimi. Addirittura possibile che non esista una macchina commerciale in grado di rompere provini di quelle dimensioni. In quel caso ci vengono in aiuto altri concetti di carattura, ma che sono troppo avanzati per i fini di questo corso. Per cui sappiate che si può procedere oltre, ma insomma, non è interesse in questo corso qui. Quindi è importante capire che noi, quando andiamo a fare una misura di tenacità, andiamo a misurare il carico cui corrisponde una propagazione della critica del 2%, oltre il quale si considera ormai propagato in modo instabile. Per questo motivo scegliamo questa pendenza rispetto alla curva tangente del 95% e facciamo questi calcoletti, dove andiamo poi a controllare che la zona plastica all'apice della cricca sia trascurabile rispetto al suo provino, per evitare, vi ripeto, questo effetto di non avere una misura col COD della lunghezza della cricca, ma di avere questa, cioè una rottura di questo tipo qui. E poi il fatto che lo spessore sia sufficiente per considerare come trascurabile l'effetto delle superfici, in modo tale da poter dire di trovarci in condizione di deformazione piana piena e che lo sforzo piano corrispondente alla superficie laterale sia considerabile come trascurabile. Qui per esempio abbiamo un po' di rapporto fra il KPG. Notate una cosa, non vi ho fatto sapere ancora, la strana unità di misura del KPG è megapascal per radice di metro. Capite già la difficoltà di maneggiarlo? 32 megapascal, se ci mettiamo un attimo di tempo, lo moltiplicate per 10, vi diventa chilogrammi su millimetro quadro, un'idea così alla maiala viene fuori. Nel caso dei megapascal per radice di metro, 52 megapascal radice di metro diventa difficile da saper interpretare. Quindi, dato che l'ingegnere anzitutto deve sapere i valori che escono fuori se sono tanto o poco, sappiate appunto che i valori tipici, ad esempio leghe d'alluminio, leghe di titanio, acciaio resistenziali e i maragini, sono quelli che vedete qui. Notate che sopra i 100, 130, 140 megapascal per radice di metro il KPG perde di significato. A quel punto c'è una tale tenacità troppo elevata che si deve andare a utilizzare qualche altro parametro, d'accordo? Però appunto diciamo che normalmente la combinazione alta tenacità e alto R con M, R con E è abbastanza difficile, tant'è per esempio che vedete la combinazione che troviamo qui in questa figura.